Allora, ciao a tutti, questa volta la recensione la comincio direttamente a scatola già aperta perché vi volevo parlare di questo prodotto. Questa qui è una fresa per le unghie che io non sto utilizzando prettamente per le unghie, ma per curare purtroppo una piccola verruca presa in piscina, anzi due, una qui, la vedete, e una sotto al piede. Sto utilizzando questo farmaco, eccolo qua, lo vedete. Allora, vi spiego perché. Allora, l'ho utilizzato anche per le unghie, funziona benissimo, però a me serviva una limetta per grattare, diciamo, quella micro verruga che si era creata, infatti già si sta curando e sto mettendo il medicinale. E ho utilizzato una fresa. Allora, all'interno della scatola troviamo, io questa qui già l'ho utilizzata, quindi non farò nessun unboxing. Quando l'ho ritirata credevo che fosse a batteria, ho storto un pochettino il naso, però devo dire la verità, mi devo ricredere perché è bella pesante, il motore all'interno c'è e mi sta dando soddisfazioni. In effetti, questa qua viene semplicemente alimentata da questo cavetto USB, eccolo qua, lo vedete, con il jack proprietario che va attaccato direttamente qua dietro. Ma la cosa interessante è che abbiamo un quattro comandi che fa accensione avanti, accensione controrotazione, regolazione della velocità. Ma la cosa positiva che ho riscontrato è proprio una, ed è la manovrabilità che c'ha questa fresa, quindi è possibile utilizzarla come una penna tranquillamente senza nessun tipo di problema assolutamente. Pertanto, questa è la fresa, questo è il cavo di alimentazione, lo mettiamo da parte e questi sono gli accessori che escono dalla scatola, che sono veramente tanti. Abbiamo anche il pennello, abbiamo questo e abbiamo una custodia. Ecco la custodia, ve la faccio vedere. Compare per magia, ci mettiamo tutto dentro e la utilizziamo. Abbiamo questo pennello che però vi dico la verità, non l'ho utilizzato, che serve per pulire probabilmente il lavoro che facciamo. Le setole comunque sono molto molto morbide, ve lo faccio vedere bene, eccolo qua. Vi do soddisfazione. Allora, la cosa che ci tenevo particolarmente a dire sulla manovrabilità, dimenticavo, abbiamo un'altra bustina, manuale di istruzione, però c'è veramente poco da dire sul manuale. Tranne che semplice da utilizzare, questa è la scatola esterna, ci sono alcune varianti, vedete, a seconda della forma lo possiamo prendere come ci troviamo meglio. Allora, mettiamo via la pezzolina, ecco qua. Io sto utilizzando, ve lo dico in tutta sincerità, queste frese qua, 1, 2 e 3, cioè questa. La 1 l'ho disinfettata, che è smerigliata, la 2 però si consuma, no? Devo dire la verità, per colpire direttamente la punta della verruca. Queste ancora le devo utilizzare. Poi ho utilizzato questa qui, la vedete, dove noi ci mettiamo l'inserto in carta vetra, vedete, in questo modo qua, e la possiamo utilizzare. Questi inserti ne abbiamo veramente tanti, ecco, guardate, vi faccio vedere di tutte le grane, eccoli qua, ma sono veramente tanti, è inutile nemmeno che ve li dico. Abbiamo queste qua per lucidare, molto carino, però online le troviamo queste frese, assolutamente, le vedete? Eccole, sono per rifinire e io attualmente non le ho ancora utilizzate perché sto utilizzando questa e questa. Il montaggio è semplicissimo, basta fare in questo modo qua, la inseriamo. Ha un sistema che blocca direttamente, un sistema di sicurezza che se premiamo troppo il motore si ferma, però è veloce. Allora, al di là delle frese che spostiamo, io ora collego direttamente la nostra fresa, ho collegato diciamo, all'alimentazione. Allora, vi dico subito che in dotazione non troviamo l'alimentatore, non c'è, però in casa e in ufficio ne abbiamo tanti di alimentatori, veramente, siamo saturi di alimentatori. Allora, l'accendiamo, vedete? È partito, ve lo faccio vedere meglio, sentite? Acceleriamo, deceleriamo o viceversa, spegniamo, controrotazione, acceleriamo. Allora, la cosa di cui vi parlavo, la comodità è proprio questa qui di tenerla bene in mano. Io ad esempio devo sistemare stamattina, devo ulteriormente risolvere questa questione. Ecco, vedete? Allora, io sto curando questo problema, poi dovrò andare a controllo dal dermatologo. Queste sono le istruzioni che mi ha dato, la limetta che mi ha dato da utilizzare della stessa grana di questa microfresa. Vedete, io sto agendo direttamente sul punto da curare. Insomma,
In poche parole è molto manovrabile. Sinceramente io gli do le 5 stelle perché diciamo che mi sta un po' salvando la vita questo prodotto, diciamo. Costa poco, quindi lo troviamo su Amazon e abbiamo ampia scelta di frese che si possono anche tranquillamente cambiare. Io ho terminato, se avete domande scrivetemi, sarò ben felice di potervi dare una mano. Ciao!